non esiste una macchina come questa. Lancia Rally 037 stradale. La versione corsa è qualcosa di assurdo, ma anche la stradale è divertentissima. È divertentissima e bella, bella da guidare, bella su strada, perché è abbastanza morbida, non è nevrotica come le sue colleghe, è bella, è piena dalle prime richieste dell'acceleratore, è subito corposa, a coppia, ti spinge fuori dalle curve in qualsiasi rapporto. Oh, e poi c'è questo fischio del compressore volumetrico che è una droga, è una droga. Bella, lineare, precisa, è tonda, mamma mia, rispetto alla macchina da corsa ovviamente le manca il cambio ai innesti frontali, le cambia una certa potenza, ma vi assicuro che per la strada io non sento assolutamente la mancanza di potenza, anzi, te ne esci dalle curve con una marcia più alta, senza rimanere appeso a metà curva, ti tira fuori, vuole giocare, ti asseconda, mamma mia che macchina! E tra l'altro è l'unica di queste gruppo B stradali che è davvero simile anche come conformazione delle sospensioni, per esempio, alla vettura da gara. Quindi hai una regolazione dei bracci di sospensione posteriori su 3 livelli e 2 livelli, in alto e in basso, e tu anche sulla tua stradale riesci a settarla come quasi come una macchina da gara, e questo è uno dei motivi per cui io comprerei, se potessi, di corsa una 037 stradale. È anche abbastanza confortevole sulle verticali e questo non è assolutamente scontato. E poi senti qua il cambio, anche terza, quarta, che si fa verso destra in alto, ricorda una macchina da gara. Quello che mi fa pensare è che le altre gruppo B stradali, ovvero le macchine da omologazione, le homologation specials, per raggiungere il numero minimo di macchine omologabili, 200, non tenevano conto del piacere di guida dell'acquirente, servivano solo alla casa madre per farsi omologare le vetture da corsa. Sulla 037 sembra il contrario, sembra un'auto pensata per divertire alla guida, e ci riesce in tutte le fasi. È bello lo sterzo, frena bene, è equilibratissima, te la godi su strada come una macchina, come una GT, ma non lo è, non è una GT, è una maledetta gruppo B stradale. E guarda qua. Sì, i freni si stancano abbastanza presto, ma che volete, cioè. E poi dentro, starci dentro è la perfetta via di mezzo tra una macchina da gara e una stradale sportiva. Non c'è nulla in più di quello che serve, anche se oggi l'aria condizionata l'ho rimpianta un po', ma vi giuro che io non scenderei mai, è intossicante. È sempre pronta a fare tutto quello che le chiedi, fa tutto quello che vuoi. Non è esplosiva come altre macchine, ma non le manca la potenza ed è la mia perfetta compagna di giochi. Fa impazzire come prende lo sconnesso sull'anteriore, è di un morbido ma allo stesso tempo di un incisivo che è difficile da trovare anche su macchine abbastanza moderne e sportive, cioè o sono troppo rigide o sono troppo morbide o hanno bisogno di uno switch che cambia artificialmente l'impatto delle sospensioni sulla strada. Qui no, qui è solo messa a punto di chi l'ha sviluppata e di chi l'ha progettata. Il risultato è qualcosa di fenomenale. Fenomenale. È difficile il giusto, ma è intuitiva, anche come la macchina da gara. Sono difficili, ma sono anche intuitive per chi sa dove andare a mettere le mani. Se non lo sai, te lo insegna, ci mette un po' di più, ma comunque alla fine della giornata chiunque può riuscire a godersela un po'. C'è qualcuno che può godersela molto di più e c'è qualcuno che può dominarla ed entrare nell'Olimpo davvero del godimento, perché ce n'è da esplorare, ce n'è tanto. Si inserisce da paura, dietro segue, ha le dimensioni giuste, secondo me è piccola, è molto piccola, non è una macchina ingombrante, ma su queste strade che poi
sono casa sua, ha le dimensioni giuste. Anche dentro a me non dispiace per niente, c'è chi dice che dentro è molto angusta, ma secondo me va più che bene. Senti come sale e il cambio! No, è veramente, veramente tutto ciò che posso chiedere a una macchina. Sinceramente, sì, le manca tante cose rispetto ad altre macchine. Non è brutale come la T16, o che però paga il fatto che sotto è morta. Questa qua no, questa da 1000 giri, 1500 giri, inizia già a darti risposta. E le altre no. La guidabilità è tutto, cioè non ci fai nulla con la potenza grezza. A parte il divertimento che ovviamente ti dà, ti servono anche i bassi. E i bassi sono come la musica, cioè una canzone senza bassi è strana, no? Così le macchine, così i motori, i bassi servono. Gli alti ti danno il brivido, ma i bassi ti danno la base del godimento di una guidata come questa qua. Bella, 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 bella. Se avesse 50 cavalli in più sarebbe la macchina stradale perfetta, ma già così, ripeto, è giusta senza arrivare sulla soglia del terrore. È un godimento, è veramente un godimento. Io la comprerei, te la godi in pieno una macchina così. Senti qua che appoggio. Senza stare a parlare del fattore estetico, perché la 37 è davvero una delle macchine più belle e funzionali, quindi non di design, ma la bellezza di funzionalità è la più bella delle bellezze, scusate il gioco di parole. Se avessi avuto io il compito di decidere come avrebbe dovuto essere questa macchina stradale, io avrei fatto più o meno le stesse scelte di chi a suo tempo davvero l'ha fatta, perché per me questo è tutto il necessario per un'auto di quell'epoca che vorrei trovare nel mio garage la domenica mattina quando alzo la saracinesca. Io una 37 stradale vorrei davvero tanto trovarcela, e non come auto da guardare e da pulire, sarebbe una di quelle che sceglierei più spesso, perché guarda qua, ma è una cosa ma fuori dal mondo, ma lo sterzo, il cambio, il fischio del motore, tutto insieme è di un coinvolgimento assurdo, assurdo. E poi guarda qua, oh, non so quanto realmente le persone sappiano a che livello la 37 stradale è divertente su strada, nel mondo reale, dove ci sono buche, avvallamenti, sconnessioni, brecciolino, è qua che dà il meglio. Adoro il fatto che sia tutta evidentemente pensata per un tipo di guida, a cominciare dalla corona del volante, il pomello del cambio che è tutto un pezzo fino sotto, un gommone morbido, la strumentazione chiara, spartana al massimo ovviamente, ti dice tutto quello di cui hai bisogno, non c'è nulla di superfluo, non ti fa perdere tempo, non ti distrae, c'è solo una strisciolina rossa lì, tra 7 e 8 mila giri, che ti consiglia di cambiare, basta. Tutto il resto è quello che ti interessa sapere, e ti interessa sapere subito. La pressione del compressore è lì, centrale, tra il cambio e il volante, in linea d'occhio, dove deve stare, è tutto al posto giusto. Ti dà una sicurezza, ma guarda che roba! È una terminazione nervosa delle tue braccia. Io sono perdutamente innamorato. E non vi nascondo che se Drive Experience fosse una macchina, potrebbe tranquillamente essere una 037 stradale. Incarna perfettamente lo spirito di quello che facciamo qui, come poche altre macchine, ma nella sua categoria è indubbiamente, sì, è la mia preferita, senza grossi dubbi.